amici di Fano TV, ben trovati. Oggi siamo a Fano perché si inaugura Centrale Festival, parte la 14ª edizione di un evento che promuove l'arte contemporanea. Dal 2009, grazie all'Associazione Culturale Centrale Fotografia, vengono presentati nuovi artisti, nuovi talenti e relative opere. Anche quest'anno sono numerosi, quindi adesso andiamo ad incontrarli. Con Marcello Sparaventi, che quest'anno è partito subito con una grande novità, quella delle proiezioni all'interno del Cinema Masetti, e siamo partiti proprio oggi pomeriggio da lì. Sì, in effetti questa 14ª edizione di Centrale Festival ha un focus importante sul mondo del cinema. Ci siamo resi conto che alcuni artisti hanno per certi versi abbracciato il linguaggio del cinema per sviluppare le loro ricerche, e poi anche i grandi musei italiani hanno aperto le sale espositive a opere cinematografiche. Quindi abbiamo pensato, nel nostro piccolo, dove abbiamo circa 18 anni di didattica, quest'anno di fare con i ragazzi, con la nostra Associazione Centrale Fotografia, in occasione del festival, di fare proprio una ricerca che avesse a che fare con il linguaggio del cinema. Quindi con circa 25 ragazzi siamo riusciti in qualche modo a contaminare le nostre fotografie con il cinema, l'arte e la fotografia contemporanea. Ne è nato un film di circa 8 minuti dove le immagini, che sono state montate anche con delle colonne sonore giuste, azzeccate, hanno in qualche modo, queste immagini sono riuscite ad affrontare il grande schermo del Cinema Masetti. È stata una bella esperienza, una bella emozione vedere che l'immagine statica può in qualche modo funzionare anche nel grande schermo del cinema. Ho notato che i giovani artisti hanno apprezzato anche il tema, la scelta del tema di quest'anno. Sì, il tema del progetto era appunto la realtà e la messa in scena, e quindi il tentativo era quello di sfuggire dalla rappresentazione retorica della realtà, e in qualche modo così questi fotografi hanno avuto la stimolazione di creare quello che dovevano fotografare. Quindi alcuni di loro hanno creato dei piccoli set anche da tavolo dove poter simulare una rappresentazione realistica, ma fatta da loro stessi. Abbiamo fatto tappa, così come raccontano le nostre immagini, anche a Centrale Edicola, altro momento importante, per poi approdare alla parte conclusiva di questa giornata, ovvero alla Rocca. Sì, noi ci teniamo molto perché questo festival nasce proprio per dare un contributo culturale, visivo, alla città di Fano. Quindi ci teniamo sempre ad essere presenti nel cuore della città. Il Caffè Centrale è dal 2009 sede della nostra associazione, e questo diciamo che è una cosa per noi davvero molto importante. Poi il fatto che dal Centrale è nata questa opportunità di esportare il Centrale Festival a Milano ci riempie di orgoglio. L'intento era quello di smettere di guardare con l'arte, con la fotografia, al proprio ombelico, ma invece di avere un confronto nazionale ed internazionale. E quindi da questo punto di vista io credo che sia importante l'apertura che abbiamo avuto, insomma, all'esterno. Per esempio il fatto che il comune di Mondolfo abbia richiesto in qualche modo di collaborare a Centrale Festival e di avere nel loro comune così una mostra, un progetto site specific, ecco, anche questo devo dire che è una delle grandi novità di questa edizione. Siamo con
Simone, il direttore artistico, pronto a snocciolarci le novità, perché Centrale Festival non è soltanto alla Rocca Malatestiana di Fano. Sì, la notizia di quest'anno è proprio questa, che dopo 14 anni a Fano, dove comunque rimarremo e faremo il festival nei prossimi anni, sempre nel mese di giugno, a partire da quest'anno, il 6, il 7 e l'8 ottobre, il festival si sdoppia e faremo un'edizione speciale tutti gli anni anche a Milano. Bene, benissimo. Lo scopo è quello un po', come dire, di fungere un po' da radar e captare talenti. Non a caso esiste questa open call che cattura artisti un po' da tutta Italia. Anche quest'anno ce ne sono davvero di notevoli. Sì, siamo molto orgogliosi perché quest'anno l'open call ha avuto molto successo, più di 100 candidature provenienti da 18 paesi diversi nel mondo. Quindi tanti stranieri, le nostre curatrici del comitato di selezione, anch'esse under 30 come gli artisti selezionati, ne hanno scelti 6, se ne sono presi cura e questa selezione si è trasformata in 3 mostre che possiamo vedere qui alla Rocca, che inauguriamo proprio tra poco. 2 giornate intense con tanti eventi collaterali fatti appunto anche di ospiti, se vogliamo fare qualche nome. Certo, il nostro ospite d'onore è Fabrizio Bellomo, che ci consente quest'anno di fare un focus sul cinema, quindi noi ci siamo sempre occupati di fotografia, di videoarte, e quest'anno, visto anche un po' il momento storico in cui i grandi musei stanno aprendo il cinema, anche noi abbiamo dedicato una stanza, la stanza più grande della Rocca Malatestiana, a una retrospettiva dei lavori di Fabrizio Bellomo, artista visivo, regista, che ha vinto il premio della critica al Torino Film Festival e che qui ci presenta un progetto tutto incentrato sulla sua città, la città di Bari. E che cosa possiamo raccontare ai giovani che vorranno partecipare alle prossime edizioni? Ma allora, sicuramente partecipare all'open call che noi apriamo a gennaio di tutti gli anni, ci sono mesi per partecipare, è un open call assolutamente gratuita, quindi tutti assolutamente ci possono provare e mettersi alla prova, anche per più anni consecutivi, perché abbiamo visto che alcuni artisti che per varie ragioni non sono stati selezionati in un'edizione poi hanno trovato il loro spazio in quella successiva. Laura, una bella esperienza, com'è andata? Ce la racconti? Direi molto bene, sicuramente sono stata contenta di poter esporre di nuovo durante appunto Centrale Festival e soprattutto per aver, diciamo, esplicitato un bisogno anche io che avevo appunto di esprimere sostanzialmente appunto quello che il mio progetto vorrebbe riportare, appunto un periodo di incomprensione e di tentata conoscenza maggiore appunto di se stessi. E infatti i miei soggetti sono principalmente persone dell'età mia, di 27 anni circa, e che si guardano allo specchio come per, diciamo, conoscere oltre un'immagine esteriore anche una loro immagine interiore e per appunto andare a comprendere meglio quello che sostanzialmente sono, e quindi anche di trasmettere un'emozione anche all'osservatore e magari anche cercare di invogliarlo esso stesso appunto a percorrere questo tragitto verso la conoscenza di se stessi. Parteciperai anche il prossimo anno? Assolutamente, ormai sono fedele a Centrale Fotografia e Centrale Festival. E anche con Chiara andiamo alla scoperta della fotografia. È la prima esperienza, è la prima volta con Centrale Fotografia, giusto? Sì, esatto, in realtà è la prima volta in assoluto che espongo delle mie fotografie, quindi è stato veramente molto piacevole vederle poi in un muro, esposte per tutti quanti, ecco. Senti, qual è stato l'approccio, qual è stato il tuo interesse a Centrale Fotografia? E diciamo che dall'anno scorso ho ripreso in mano la macchina fotografica e mi sono riapprocciata appunto anche a quelli che sono i corsi per cercare di esplorare qualcosa in più, qualcosa che non conoscevo, e quindi aver intrapreso il corso con Marcello su realtà e messa in scena è stato, diciamo, un approccio alla staged photography che non avevo mai conosciuto, perché per me in realtà le fotografie era semplicemente inizialmente una passione che poi dopo
andava soltanto diciamo utilizzata quando ero in vacanza o con gli amici, e poi dall'anno scorso è diventata invece anche una cosa che ho tirato fuori per degli eventi anche nella città di Fano, e passare alla stage photography invece è stato una sfida anche per me, anche essermi messa in alcune delle foto che sono presenti è una sfida, perché non mi piace stare davanti la macchina fotografica e avere tutto quanto diciamo studiato a tavolino, preferisco più catturare il momento, e quindi è stata una bella esperienza anche per questo, immergermi in una cosa nuova e riuscire poi ad avere un buon risultato, ecco. Estremamente interessante anche il tema. Sì, perché comunque sì, ho notato che anche nei vari eventi in cui sono andata molte persone venivano appunto estraniate dal mondo che le circondava e venivano catturati da questo schermo luminoso, e ho cercato appunto di catturare questa essenza nelle fotografie, un po' come fosse diciamo una non lo so, provocazione appunto per far capire che tutto quello che ci circonda è altrettanto interessante, invece a volte ci focalizziamo solo su delle cose più piccole. Visto che per te era la prima volta, ti chiedo quale motivazione daresti a chi vuole approcciare a questo tipo di esperienza? Innanzitutto di buttarsi, nel senso a volte fa paura anche appunto fare delle esperienze nuove, invece ci sono delle piccole soddisfazioni che ogni tanto ti fanno rivalutare tante cose. E Maria invece è un'amica storica di Centrale Fotografia, direttamente da Cesena, quest'anno ci illustra le sue opere. Allora, il mio progetto è un inizio di progetto, una specie di embrione, parte dalle ombre cinesi. Le ombre cinesi tradizionalmente raccontavano delle storie di mostri, di riti, soprattutto in Cina. Poi dalla Cina si sono estese in Francia nel 1800, infatti la Francia è famosa anche per le sue silhouette, per le illustrazioni a silhouette. Le mie foto, in poche parole, partono da frame onirici, cioè da immagini che io certe volte sogno, e rappresentano appunto questi frame, ma realizzate con oggetti che in realtà non sono gli oggetti delle foto. Ad esempio, in una foto c'è una scatola, i telecomandi, una ventosa, e in realtà poi quando si mettono insieme si crea una rappresentazione che non è l'oggetto stesso. Dall'altra parte invece ho ripreso invece un'altra foto, ho ripreso Pinocchio, la storia di Pinocchio, ma a modo mio è Pinocchio con una specie di, non è una balena ma è uno squalo, e c'è il papà di Pinocchio che è piccolo rispetto a Pinocchio, perché comunque Pinocchio è il protagonista della storia, e la collana che rimanda al mare. E questa foto qui infatti cioè, è una foto di backstage, c'è il set fotografico, all'interno ci sono gli oggetti, una semplice tenda per il telo bianco e la luce del set fotografico che crea poi l'immagine. Vista la tematica inusuale, quanto è stata stimolante questa edizione? Ah, molto, molto, veramente molto, perché anche il corso che abbiamo fatto, che è un corso didattico, io partecipo da sempre, è veramente stimolante, perché poi Marcello Sparaventi, che è il fautore di tutte queste attività, riesce sempre a trovare persone e intervistare persone veramente interessanti, registi, fotografi, anche fotografi di scena, quindi è stato veramente stimolante. E Centrale Fotografia raccoglie talenti da ogni dove. Questa volta il nostro amico Domenico, direttamente da Reggio Emilia, un appassionato di fotografia. Appassionato da quanto tempo? Ma io sono appassionato da parecchi anni, tantissimi anni, e ho conosciuto Fano grazie ad un concorso fotografico di Corinaldo, dove avevo vinto la parte relativa al premio dell'architettura e paesaggio. E come dice uno degli organizzatori, Marcello, io in qualche modo ho inaugurato questa sezione con la mia vittoria.
Sono passati credo 7 anni, forse anche 8, e da allora ogni anno veniamo qui io e mia moglie a Centrale Fotografia, perché è un evento che vale la pena di vivere, vale la pena di vivere a pieno, e soprattutto è un evento che dà alla fotografia una visione un po' diversa, diciamo, da quella un po', come dire, non voglio usare il termine stereotipato perché mi sembra un po' eccessivo, però dà una visione diversa della fotografia, una visione più giovane, una visione non legata ai classici nomi che sono sicuramente importanti, però qui puoi trovare il futuro, diciamo, della fotografia giovane soprattutto. Quali sono i soggetti che solitamente predilige fotografare? Ma io sono un appassionato di sicuramente architettura e paesaggio, però ho anche un mio pallino, e lo dico perché ho esposto proprio a novembre qui a Centrale Edicole, a Caffè Centrale. Io fotografo persone, faccio ritratti one shot, artisti, cantanti, scrittori, persone, diciamo, che mi danno qualcosa alla fine degli spettacoli, alla fine dei firmacopi, così via, vado e gli chiedo di fargli un ritratto, e nel 99% dei casi restano stupiti perché si aspettano un selfie e invece gli dicono no, io ti faccio un ritratto. E quindi, sai, poi hai sempre il timore, la paura, magari, ecco, lo dico, sei una donna, a volte mi dico ma non sono truccata, però in realtà poi tutti si mettono a proprio agio e si fanno fare questo ritratto. E nella stragrande maggioranza dei casi poi glielo restituisco mandandoglielo via mail, oppure quando li vedo di persona le stampo, e insomma, in modo da avere questo scambio. Quindi ho fotografato, diciamo, ormai quasi circa 350 persone, tra artisti, scrittori, cantanti e altri fotografi. Se dovesse definire a parole sue la fotografia, che cos'è per lei? Che cosa rappresenta? Allora, per me personalmente la fotografia è un modo per capire. Cioè, il mio approccio alla fotografia è utilizzo la fotografia per capire che cosa sta succedendo nella realtà. Marcello Sparaventi ha la qualità straordinaria di riunire tanti talenti, tanti artisti, come in questo caso. Andiamo a parlare di un'altra mostra che si tiene non troppo lontano da Fano, intitolata Immaginando Tutto. Sì, Immaginando Tutto è il titolo di questa mostra che si tiene a Mondolfo e rientra nel Centrale Festival, in questo circuito, sarebbe il circuito off, che è, cioè, all'esterno della sede principale, che è alla Rocca Malatestiana. Immaginando Tutto è il titolo di questa mostra che ho allestito all'interno delle vetrine del Cinema Adriatico di Mondolfo, e che ha relazioni con diversi artisti. E quindi è un prelievo che faccio prendendo il titolo di un lavoro di Boetti, che era Immaginando Tutto, appunto, e lo ritrasformo e lo inserisco all'interno di questa installazione. E dobbiamo in qualche modo immaginare tutto, appunto, come se fosse un'opera aperta. In realtà non è, l'opera non è, è visibile dalla domenica 11, dove all'interno ci sarà anche un video che è posto all'interno di una sala sempre del cinema, e dobbiamo metterci in condizione di poter immaginare tutto, appunto, come se fosse un'opera aperta. Quindi ci sono dei riferimenti anche a Umberto Eco come opera aperta, cioè per il fatto che l'autore mette a disposizione del fruitore qualcosa, e il fruitore sarà in grado di riuscire, cioè riesce in questo modo a ricreare qualcosa. Quindi di volta in volta si potrà in qualche modo riformulare questa idea di immaginare tutto. Questo non sarà conclusivo qua alla fine di questa mostra, ma le relazioni che c'era tra il mare Adriatico, il cinema, e quindi il cinema, farò passare, si concluderà facendo passare un aeroplano nel periodo estivo su Fano, sulla Rocca Malatestiana, con attaccato in coda la scritta Immaginando Tutto, perché
mi interessava mettere in relazione questi due luoghi, quindi si concluderà e si ricollegherà sia all'installazione qua di Mondolfo con tutta la manifestazione di Fano. Si celebra l'arte a tutto tondo, un ex insegnante, lo diciamo perché bisogna raccontare un po' tutta la storia, e poi lei è diventato uno scultore. Ma io praticamente mi sembra da sempre di aver operato sempre nel mondo dell'arte, attraverso prima col segno, il segno è il linguaggio dei segni, la grafica, il disegno, la pittura, le esperienze grafiche di vario genere, calcografia, litografia, serigrafia e poi anche il mondo della modellazione, della scultura. Praticamente ho dedicato tutta la mia vita al mondo della ricerca artistica, di un linguaggio artistico. Quali sono le sue opere, che cosa rappresentano le sue sculture? L'uomo, nell'uomo cerco la luce, praticamente quella luce interna che ognuno di noi ha e che deve in qualche modo ricercarla continuamente per vivere su questo pianeta. Si sente che è un artista da come parla e da come ci descrive le sue opere. Può dare un suggerimento ai giovani talenti che hanno voglia comunque di emergere, nel senso di dare sfogo proprio all'arte che hanno innata e magari non sanno nemmeno di avere? Ma innanzitutto bisogna avere molta umanità, guardare con l'occhio dell'animo, perché allora si arriva a capire il mondo umano, perché si entra dentro quell'aspetto più esistenziale dell'essere. Se un giovane non si mette nella condizione di capire soprattutto quello che fa, è chiaro che diventa una forma estetica, non etica. Mentre se invece analizza quello che fa o perlomeno cerca di fare quello che sente, allora diventa una forma etica, una forma poetica. Non è una parola, questo è il titolo della prima mostra che andiamo a presentare e vorrei che fosse proprio la curatrice a parlarcene. Volentieri. Allora, con Amore non è una parola ho deciso di mettere insieme due progetti fotografici di due artisti molto giovani, Nicola Quaresima, che porta questo lavoro Dusk to Dawn, Fragments from the Plastic Archive, e Etna, Eri tu nuovo amore, che invece è il progetto di Valerio Torrisi. E la mostra, diciamo, che parla di questi due progetti che hanno in comune, secondo me, due temi principali: la storia della comunità gay italiana sotto due momenti storici completamente diversi, ma anche il fatto che sono due ricerche d'archivio completamente non convenzionali per svariati motivi. Di dove sei e di dove sono gli artisti che ci presenti? Allora, io sono di Modena, mentre Nicola Quaresima è originario di Roma e Valerio Torrisi di Catania. Bene, quindi facciamo fare all'arte un bel giro, non solo per le tematiche, ma anche proprio un giro per l'Italia. È la prima volta qua a Centrale Festival? Sì, per me sì, sì. E se dovessi invitare qualcuno a venire, che cosa diresti? Qual è il motivo per cui bisogna partecipare? Ma perché è un contesto molto diversificato, nel senso che le mostre portano a riflettere su diversi temi, nel senso io ho deciso di affrontare questo tema, ma ci sono mostre, cioè una mostra che parla di luoghi di appartenenza, un'altra che invece parla di crescita, insomma, secondo me è un buon modo per un po' aprire la mente e riflettere su temi che magari nella quotidianità non ci viene da soffermarci più di tanto. E la parola a questo punto passa all'artista. Valerio, ci presenti le tue opere?
Questo lavoro si chiama Etna, cioè Eri tu, nuovo amore. Ho deciso di affrontare il tema dell'omosessualità da un punto di vista storico-archivistico e ho fatto una ricerca sul confine omosessuale durante il fascismo e ho visto come in realtà però ci fossero solo immagini che riportavano le fotografie durante gli arresti. E quindi ho deciso di intervenire in questo piccolo spazio, cioè nel cercare di portare delle immagini invece che parlassero dell'amore di questi uomini. E quindi ho creato queste immagini perché si tratta di una sorta di archivio, però sono immagini create tramite l'intelligenza artificiale. E andiamo a conoscere anche i protagonisti della sezione Under 30, o meglio altri protagonisti. Tu sei la curatrice di questa mostra intitolata... Even Drunk Ghost May Need Some Coffee. L'artista che ci presenti questa sera e le opere soprattutto. Allora, è una mostra bipersonale, perciò collettiva, che mette in dialogo l'artista fotografa Veronica Milli con il progetto Valdescure, lontano un'ora dal mare, e l'artista polacco Maciej Krinsky con The Osis Tour, una performance poi fruibile in video attraverso una videodocumentazione. Cosa vedremo all'interno di questa cella ricca? Allora, vedrete due narrazioni che hanno come punto in comune il forte legame che entrambi gli artisti hanno con due differenti luoghi, da una parte Varsavia per Krinsky, dall'altra Valdescura, una piccola frazione umbra per Veronica Milli, e il racconto diverso ma molto personale di questi territori da parte dei due artisti. Le emozioni sono molto contrastanti e insomma entrerete in un mondo immersivo molto personale ma che vuole essere condivisibile da parte di un pubblico e fruibile da parte di tutti, oltre che ovviamente dagli artisti stessi. Andiamo a conoscere altri interpreti dell'arte, un altro artista e un'altra curatrice. Buonasera, benvenuti. Qual è il titolo di questo spazio e di questa mostra? Il titolo della mostra è Praticare il reverbero dell'artista Angelo Iodice. Lui, nato in Puglia, vive ad Ancona, lavora e vive ad Ancona. E questa mostra nasce dal suo interesse per le scienze naturali sposate alla ricerca scientifica, e perciò lui si appoggia molto ai dati scientifici, anche alle tecniche, alle macchine che permettono la ricerca scientifica e poi li traduce nelle arti visive, no? Cercando l'estetica e dei dati scientifici che ci permettono di capire il nostro intorno, il mondo che abitiamo. Che cosa rappresentano le tue opere? In teoria rappresentano un segnale proveniente da molto lontano. Sono onde gravitazionali che vengono carpite da uno strumento molto complesso situato nelle campagne toscane che si chiama interferometro, e mi è piaciuto prendere queste onde e registrarle sotto forma di disegno. Infatti l'opera prevede una stampa fine art sulla quale io poi intervengo manualmente con dei pastelli colorati. Mi piaceva riportare il segno di questo segnale proveniente da chissà quale altra dimensione, inumana o umana, non si sa. Da dove vieni? Io sono pugliese ma vivo ad Ancona, quindi sono marchigiano acquisito. Ok, è la tua prima volta a Centrale Fotografia? Come artista sì, come spettatore no. Conosco poi Luca, conosco un po' l'Interland, mi piace tanto Centrale perché è una realtà fresca che permette di declinare diverse esigenze dell'artista, quindi benvenga. Quest'anno sono davvero contento che c'è stato modo di presentare questo progetto, a me è molto caro, ecco. Questa mostra è allestita da una curatrice di Bolzano, quindi la nostra bella Italia la stiamo esplorando un po' tutta quanta con una mostra da un titolo particolare. Sì, l'esposizione si chiama Gravity of the Rocks, la gravità delle rocce,
e ho voluto selezionare questi due artisti, una trentina e un portoghese, che lavorano entrambi con le rocce e che diventano un mezzo per esprimere qualcosa di astratto, di non tangibile, e per andare nel profondo, nel caso di Lucrezia, di una relazione difficile con la madre. Il suo progetto infatti si chiama Roccia Madre, mentre nel caso di Rafael realizza un video dove va ad esplorare una sensazione di stanchezza, dell'essere esausti. Che cosa pensi di Centrale Festival? È una grandissima opportunità, quest'anno davvero molto bella, perché ha dato la possibilità a noi curatrici, anche giovani, under 30, di selezionare artisti ugualmente giovani e dare la possibilità di esporre in questo luogo così particolare. Facciamo un viaggio. Il viaggio è il punto di partenza di questa mostra, di questa esposizione. Siamo in Messico. 2013, Città del Messico, e ho seguito col mio lavoro la vita di Adrian Silva, un lottatore di lucha libre, il wrestling, che però non è professionista. Quindi al mattino lui lavora in una sua palinoteca, al pomeriggio diventa un taxista e alla sera poi invece va nella palestra. Questa è un'immagine appunto della palestra, dove si può dedicare alla sua passione, la lucha libre, il wrestling, e quindi progetto appunto che Lucha Half Life, e si contraddistingue appunto perché racconta la vita di un lottatore che deve combattere sia nel wrestling ma anche nella vita. Quindi questo tuo viaggio ti ha ispirato, ne hai fatti altri che sono stati ugualmente fonti di ispirazione? Sì, ho sempre seguito anche altri lottatori, sono stato in Bolivia, sono stato in Giappone, sempre a seguire la vita di queste persone che non sono professioniste, ma la loro passione li porta, oltre al lavoro, anche a portare avanti il progetto della lucha, del wrestling, e quindi si dividono tra la vita reale, la vita di tutti i giorni, quotidiana, e la vita del ring, quindi sono il personaggio che interpretano appunto nel ring, e quello che si veste quando appunto arriva la sera e si dedicano alla loro passione. Centrale Festival dedica uno spazio anche alle case editrici, questa è la volta di Giostra Edizioni. Ciao a tutti. Allora, raccontaci un po' di te. Allora, io sono Kinzia Cucini, vengo da Siena, ho fondato questa casa editrice indipendente ormai già da 2 anni. È una casa editrice che si fonda sulla meritocrazia, quindi si basa, diciamo, sulla creazione di call alle quali partecipano giovani fotografi, e quindi è basata sulla promozione dei giovani talenti. Infatti tutti i lavori prodotti sono tutti di fotografi under 35, quindi diciamo questa è la peculiarità, la voler dare attenzione a uno sguardo giovane e capire qual è l'urgenza comunicativa dei giovani oggi. Centrale Fotografia anche quest'anno ha organizzato un bel evento. Sappiamo che Centrale Fotografia abbraccia delle attività multidisciplinari, quindi è una celebrazione, proprio l'apoteosi delle celebrazioni della cultura. Sì, Centrale Fotografia è un evento della cultura molto importante. È importante perché celebra la cultura, porta a Fano quella che è la cultura dell'arte contemporanea, che purtroppo a Fano ancora è poco rappresentata, perché non abbiamo luoghi della cultura destinati all'arte contemporanea, ma Centrale Fotografia non si ferma qui, li trova e con sede alla Rocca, come in questo caso per la mostra principale in cui vi invitiamo a partecipare, ma poi anche trovando posti inaspettati come il sito che si trova davanti al caffè centrale, che è l'edicola, e anche dentro il caffè centrale, ma anche la bancarella che fanno con tutti gli elementi di centrale, la documentazione di Centrale Fotografia durante la mostra dell'antiquariato. Quindi vediamo che loro riescono a dare una nuova vitalità all'arte contemporanea a Fano e a portare questa parte importantissima che la nostra città serve assolutamente per crescere. Avevamo preannunciato la special guest ed eccola qua, l'abbiamo catturata, Fabrizio Bellomo, piacere innanzitutto di averti qua con noi.
Piacere mio, grazie. Grazie a te per questo spazio espositivo che ha un titolo particolare, l'acronimo di Bari. Un mio acronimo di Bari, sì. Bisogna accumulare ricordi intensi, se non ricordo male, giusto, perché l'ho inventato una notte parlandone con Luca Panaro, il curatore. Ed è un acronimo che è stato fatto, inventato, per raccontare Bari dal mio punto di vista. E che cosa vedranno gli amici che vedranno questo spazio espositivo? Vedranno prima di tutto tre film, che sono tre film realizzati in questi ultimi 8 anni. Il primo è L'albero di trasmissione, che è stato presentato al Festival dei Popoli di Firenze, attenzione, sto calando. Il secondo è Vernissage, presentato, anzi ha vinto il Bellaria Film Festival qui vicino, tra l'altro. E il terzo è Commedia Italiana, che ha vinto il premio della giuria al Torino Film Festival. Ed è un insieme, forma un racconto della città che va al di là dello stereotipo, appunto, della Puglia turistica. Quindi è non venite in Puglia, sostanzialmente, lo slogan. Al contrario del We Are in Puglia e di tutto il marketing che è stato fatto sulla regione anche. Ospite attesissimo qua a Centrale Festival, che cosa si aspettano i giovani di oggi dall'arte, o quale messaggio vogliamo passare ai giovani talenti? È una domanda troppo intelligente per meritare una risposta altrettanto intelligente. Non saprei cosa rispondere, davvero. È complicata. Però gli amici di Fano TV e di Centrale Festival li salutiamo. Ah certo, grazie mille. È la terza volta in realtà che vengo a Fano, quindi sono... Ma il fanese d'adozione. Anche qui intorno, perché anche a Pesaro ho fatto il Festival del Cinema, a Bellaria, l'altro quindi è una zona in realtà che mi mette molta serenità, quindi grazie di farmi venire ogni volta, e se venite sarà un piacere per me avere un pubblico in più, insomma. Grazie allora a Centrale Fotografia per aver organizzato anche quest'anno Centrale Festival, grazie a tutti gli ospiti, a tutti gli intervenuti e naturalmente grazie a voi per l'attenzione. Arrivederci.